Amici di Catanzaro Sport, ben ritrovati a Corner. Si avvicina al giorno fatidico del playoff, anche se ancora mancano 10 giorni. Il Catanzaro proprio oggi si è ritrovato in ritiro a Veronello. Noi abbiamo in diretta questa sera con noi ospite, gradito ospite, mister Vincenzo Viverini, che andiamo subito a ringraziare per aver accettato il nostro invito. Buonasera mister. Buonasera a tutti. Abbiamo anche come ospite una voce ormai amica di tutti i tifosi del Catanzaro, Matteo Pirritano, telecronista di Elian Sport. Buonasera Matteo. Ciao Leonardo, buonasera, un saluto a te e a tutti coloro che ci stanno seguendo, un saluto al mister da parte mia. Poi conoscete già Davide Greco di Catanzaro Sport 24. Buonasera a tutti. Nicola Mazzucca, buonasera Nicola. Buonasera a tutti. E Mattia Dalmazio, che dietro le quinte ha il compito di mandare in onda i vostri messaggi. Allora entriamo subito nel vivo della trasmissione, andiamo subito dal mister. Mister, com'è il clima sia atmosferico che umorale della squadra? Ma siamo arrivati, diciamo, ieri sera, abbiamo trovato un po' la pioggia, abbiamo trovato oggi un po' intermittente, però ci ha permesso di lavorare. Oggi abbiamo fatto una partita tra di noi per cercare un po' di far più partite possibili in questo periodo. Per adesso tutto nella norma, tutto ok. Mister, ci conferma che ci sarà martedì un allenamento congiunto con il Mantova, giusto? Esatto, sì, dobbiamo ringraziarli perché in questo periodo qua è proprio difficile trovare delle amichevoli. Loro hanno avuto, diciamo, questa grande possibilità di farci fare questa partita, li ringraziamo, soprattutto per arrivare, diciamo, alla prima con il ritmo giusto, con, diciamo, la preparazione giusta per affrontare la prima partita, insomma. Questa sarà l'unica amichevole che il Catanzaro disputerà fuori dal proprio territorio? Sì, anche perché poi dobbiamo lavorare, quindi c'è tutto il lavoro della preparazione della partita. Oggi abbiamo lavorato, per esempio, su contrapposizione dei moduli, che non abbiamo mai trovato un 4-3-1-2, invece abbiamo visto che nelle squadre che sono adesso attive abbiamo anche questo modulo qua, che non l'abbiamo mai trovato nel campionato. Adesso l'abbiamo un po' lavorato stamattina, oggi pomeriggio, e niente, c'è da lavorare. Quindi le partite che dovevamo fare, la partita che abbiamo fatto giù a Catanzaro, più questa col Mantova, che ci permette, diciamo, di essere nelle condizioni migliori. E ci sono tutti i ragazzi in ritiro con lei, mister? Sì, in linea di massima sì, siamo tutti senza problemi, per fortuna. Allora Matteo, tu che hai seguito come noi il Catanzaro dal vivo, secondo te come arriva il Catanzaro a questi playoff? Questo Catanzaro arriva bene ai playoff, considerando sempre quella che poi è la difficoltà in sé dei playoff. L'abbiamo già visto in questi primi turni. Arriva bene perché si è lavorato bene, perché anche coloro che avevano necessità di mettere minuti nelle gambe lo hanno fatto, quindi hanno recuperato giocando, che credo possa essere sempre il modo migliore. E poi soprattutto arriva bene perché ha continuato a giocare su quei principi inculcati dal mister, che la squadra ha assimilato bene. Anche nelle partite che potevano essere più insidiose, la squadra si è sempre dimostrata tale, eccezion fatta, diciamo, per le difficoltà che ci sono state nella partita col Monopoli, a Monopoli, ambientali, condizione di campo, un gol preso subito, che poteva aver magari un po' demoralizzato la squadra. Invece la squadra è sempre stata in palla, anche nel match contro il Bari, e poi è ritornata a giocare su quei ritmi che ci hanno entusiasmato. Insomma, raccontare una squadra che gioca un calcio propositivo, veloce, sicuramente divertente, ancora di più, insomma, no? Non solo per chi la guarda, ma anche per chi la deve raccontare,
e ci sono stati tanti contenuti, questo per il lavoro che è stato fatto, quindi penso che si arrivi bene nel modo giusto, e queste amichevoli sono importanti per mantenere ritmo e concentrazione. Allora, intanto dico a Davide e a Nicola, che sono della nostra redazione, se hanno domande per il mister, di intervenire. Noi comunque sia approfondiremo tante cose con il mister, se dovesse anticipare qualcosa io comunque vi blocco. Davide. Se posso, volevo subito allacciarmi a quanto detto dal mister, e cioè che incontrerà una squadra con il 4-3-1-2. Ecco mister, le squadre che sono rimaste ai playoff giocano tutte con la difesa a 4, probabilmente lo avete già studiato, a eccezione di Reggiana e Catanzaro. Ora, questo praticamente vuol dire che diventa difficile trovare il varco giusto da un lato, e dall'altro bisogna anche stare attenti quando si aggredisce la squadra avversaria a non esporsi all'uno contro uno, soprattutto contro le squadre che giocano con il tridente. Credo che in una situazione del genere sia fondamentale il ruolo di Sunas, sia per quanto riguarda i movimenti e le posizioni dallo sviluppo della manovra d'attacco, sia per quanto riguarda in fase di non possesso il pressing alto. Volevo chiedere se ha lavorato in particolare sulla posizione di Sunas e sui movimenti di Sunas. Beh, allora, lì diciamo Sunas, Bombaci, Gardini, perché bene o male... sono tutte e tre, diciamo, portati a lavorare in quel ruolo lì. Noi questa posizione la modifichiamo a seconda dell'avversario. È chiaro che proprio in funzione di questo abbiamo oggi verificato due moduli, abbiamo sia lavorato contro un 4-2-3-1 che contro un 4-3-1-2. E cambia molto proprio la posizione della mezzala destra, che noi la alziamo a seconda un pochettino dell'avversario. È chiaro che in questo momento qua devi andare a ritoccare un pochettino tutti gli aspetti dell'equilibrio di squadra, perché comunque quando non giochi per diciamo questo tempo qua, un pochettino si perdono le attenzioni particolari, è la cosa che non deve succedere. Proprio in funzione di questo, il ruolo della mezzala destra nostra è un ruolo molto particolare, però io penso che sia Gardini, sia Sunas che Bombaggi riescono a farlo nel miglior modo possibile. Nicola. Se mi permette, mister, allora sul punto. Lei giustamente nomina i trequartisti tipici della squadra, cioè Sunas, Carlini e Bombaggi, ma nel 4-3-1-2 quale sarebbe allora il ruolo di Van de Put? Beh, no, noi ragioniamo sul 4-3-1-2 della squadra avversaria, che noi abbiamo il ruolo nostro ben definito, che bene o male Van de Put diciamo lavora sulla fascia nostra sinistra. Sì. Allora, se mi permette un'altra domanda, a Sersale abbiamo visto Carlini, chiamiamolo playmaker, è possibile rivederlo in quel ruolo o è stato solo un esperimento di una volta? No, questo è un esperimento che, allora, io durante l'anno l'ho sempre detto, il ruolo del play è un ruolo che permette alla squadra di poter giocare con tranquillità e dà molta qualità al gioco della squadra. Carlini è un giocatore che ha sia tatticamente sia tecnicamente le doti per ricoprire quel ruolo. È chiaro che sono diciamo situazioni che magari si possono mettere a partita in corsa, e quindi è chiaro che lo devi provare, l'ho provato anche oggi, devo dire la verità, perché può essere sicuramente una soluzione, che se dobbiamo avere più qualità, lui sicuramente in mezzo a campo è uno che questo gli avanza. Matteo. La ringrazio. Matteo, hai qualche domanda per il mister? Ah, io sì, stavo seguendo sulla posizione provata dal mister con Carlini, che ha insomma
sicuramente le qualità per poterlo fare. In generale, mister, secondo lei, per quello che ha visto finora, è stata più una questione, diciamo, di condizione atletica o più di esperienza quella che potrebbe fare, diciamo, la differenza nel ritorno immediato poi che ci sarà in campo con il turno che ci vedrà protagonisti? Allora, io i timori sono sempre l'impatto ai playoff. La prima partita è sempre la partita un pochettino più complicata, perché soprattutto a livello mentale devi avere la tranquillità giusta per tirar fuori le miglior qualità della squadra. E quindi è chiaro che la prima partita è sempre quella un po' più da stare molto concentrati, e quindi lì dobbiamo essere molto, molto attenti sulla prima partita. È chiaro che io poi vi dico come la penso. Io penso che se riusciamo a essere bravi a far tirar fuori le potenzialità di questa squadra nei playoff, secondo me possiamo tranquillamente competere alla grande con tutte quelle che sono rimaste adesso nei playoff. Allora, mister, visto che siamo insieme, di questo la ringraziamo fino alle 10.30, quindi voglio dire possiamo approfondire tanti tanti argomenti. Questa è l'occasione anche perché lei durante l'anno è intervenuto pochissime volte, anzi non è mai intervenuto tranne la scorsa settimana in un'altra trasmissione, è intervenuto pubblicamente, si è sempre interfacciato con la stampa a mezzo appunto le interviste post partito oppure che precedevano il match. Allora lei ci dà anche l'occasione per riconoscerla meglio. Facciamo un viaggio a ritroso nel tempo e ritorniamo a questa fotografia, al giorno di questa fotografia, mister. Questo è il 2 dicembre quando lei fu presentato alla stampa e alla tifoseria. Le dichiarazioni che lei fece all'epoca furono queste che io adesso le faccio vedere. Catanzaro ora deve seguirmi. Ecco, alla luce di quello che è stato fatto, il Catanzaro l'ha seguita, mister? Sì, i giocatori sono stati molto bravi. Questa è una squadra con dei bravi giocatori. È chiaro che all'inizio c'è voluto un po' di tempo perché veramente soprattutto per cambiare mentalità, che io ho cercato di capire la squadra, di studiarla prima nei singoli e poi soprattutto nel pensiero di calcio che ognuno di loro aveva dentro la loro testa. E secondo me, allora, quando si subentra, io penso che ci voglia molta intelligenza. Bisogna avere la capacità di lasciare le cose positive di una squadra, intervenire su alcuni aspetti. Ho cercato di fare questo. E praticamente loro all'inizio erano un po' troppo radicati su alcuni concetti che a me non piacevano. E devo dire che si è avuto una positività assoluta dopo la partita di Palermo, perché io poi penso che le sconfitte non sono mai delle sconfitte, ma sono quelle cose che ti permettono poi di vincere. Quindi da quella partita lì penso che la squadra abbia capito, interpretato diciamo lo spirito e il pensiero che piace a me, di come intendo il calcio io, e lì abbiamo inanellato una serie di prestazioni, insomma, di livello giusto per questa categoria. C'è del rammarico, perché il rammarico ce l'abbiamo, perché comunque si era arrivati a 4 punti dal Bari e abbiamo fatto più punti magari noi da quando sono arrivato io del Bari. Sono tutti, diciamo, numeri positivi, però il rammarico grosso è, come diceva prima, la partita di Monopoli, che effettivamente quello ci ha un po' condizionato il primo posto. Però io adesso dico e speriamo che riusciamo a tirar fuori tutte le nostre qualità in questi playoff, perché sarebbe ancora più bello.
Allora, mister, prima di continuare a parlare di calcio giocato, abbiamo un collegamento speciale. Ci sono due persone che noi ci tenevamo ad averle, ce l'hanno chiesto e siamo ben contenti di averli qui e che ci tenevano appunto a salutarla. Sono Anna Del Solvo e Francesco Rotundo, marito e moglie, che si collegano con noi direttamente dalla clinica San Vitaliano. Buonasera Anna. Ciao. Ciao Francesco. Francesco. Ci ciao, siamo Francesco. Collegati, io sono la voce di Francesco, mio marito. E volevamo dire a tutti voi che anche se alcuni tifosi non possono essere con voi negli stadi a urlare forza al Catanzaro, lo urliamo dalle strutture, dagli ospedali e da casa. Questa è una grande cosa, una grande responsabilità che abbiamo. Speriamo di accontentare voi che fate grandi sacrifici e fate le partite più importanti, diciamo, della vita. Grazie. Anna, come sta Francesco? Diciamo che è stabile, ringraziando Dio. Mi sentite? Anna, sì. Allora, sì. Allora, dicevo, ringraziando Dio è stabile, diciamo che è tranquilla al momento. Lo vogliamo dire che problema ha Francesco? Francesco ha una sclerosi multipla andata avanti come la SLA. Senti, va bene, noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo a te e a Francesco. Gli racconterai tu il Catanzaro in questi playoff. Noi ti salutiamo e ti abbracciamo. È un saluto. Grazie mille. Ce lo facciamo grazie mandare a tutti. Un bacione. Sento un po' male. Pronto? Sì, sì, mister, sì. Stavamo dicendo che a lei l'ultima parola di salutare Francesco e Anna. Sì, Francesco, mi raccomando, come dico sempre ai giocatori quando affrontano le partite, di dare il meglio di loro. E sicuramente la partita che sta affrontando Francesco è una di quelle più difficili, però bisogna lottare, bisogna tirar fuori tutta la carica che si ha dentro per vincerle anche queste sfide qua. Un grosso abbraccio Francesco e anche a sua moglie Anna. Grazie, buona serata e forza grazie Catanzaro. Grazie a te, ciao Anna, ciao. Ciao. Allora, ritorniamo al calcio giocato. Lei prima ha detto una cosa e secondo me, oltre che a dirla, lei ha fatto una cosa molto intelligente, quella che all'inizio di cambiare il meno possibile. Era sicuramente il miglior approccio subentrando in corsa ad una squadra che aveva ed ha tuttora obiettivi importanti. Guarda, non ho sentito bene la domanda perché sento allora, un po' attratto. Sì, le stavo dicendo questo, mister, che lei, voglio dire, è stato abbastanza intelligente al suo esordio sulla panchina del Catanzaro di cambiare il meno possibile, di studiare le situazioni, magari di adattare qualcosa, di adattarsi anche a lei a quello che aveva al momento, quindi è stato, diciamo, da parte sua un atteggiamento molto ma molto intelligente, anche perché subentrare, lei ci insegna, non è molto facile, soprattutto in una squadra che ha ambizione di vertice. Sì, sì, diciamo, io la penso in questo modo, anche a Bari feci allo stesso modo. A Bari dovetti cambiare anche il modulo perché comunque non era funzionale, diciamo, alle caratteristiche dei giocatori, mentre invece questa è una squadra fatta proprio per giocare con tre dietro, e quindi in linea di massima il modulo si è cambiato. Abbiamo cambiato la preparazione atletica perché bene o male mi serviva più aggressività, più velocità, diciamo, più un lavoro meno sul volume ma più sul breve, e in linea di massima, diciamo, l'importante è che abbiamo avuto, diciamo, un prodotto abbastanza giusto per poter far bene. Mister, intanto gli voglio segnalare che sono tantissimi i commenti che stanno arrivando di ringraziamento nei suoi confronti e di stima, sono veramente tanti i tifosi che ci stanno seguendo. Noi c'è Mattia che rimane in questa pressione,
sono veramente veramente tanti. Allora iniziamo il giro delle domande partendo da Matteo. Matteo, io li voglio ringraziare, ma adesso è importante che accendiamo Catanzaro, perché non lo so come va a finire, però io penso che se va come penso io ero venuto a Catanzaro proprio perché sapevo di questo calore, di questa grande amore verso questa squadra da parte dei tifosi, e questo deve essere una forza particolare che dovremmo avere noi rispetto alle altre. Io penso che in questi playoff è chiaro che ci sta ancora Palermo, ci sta ancora Foggia, che sono piazze molto calde, molto accese, ma io penso che Catanzaro possa competere tranquillamente con queste grandi piazze e magari fare anche meglio di loro, perché secondo me ci abbiamo ancora più entusiasmo di queste piazze. E a proposito di tifosi, più avanti, mister, vedremo delle cose particolari, ne discuteremo più approfonditamente. Allora, ripartiamo con un giro di domande, Matteo. Ah, io adesso volevo chiederle se dei giocatori che ha trovato e anche di quelli che sono arrivati ovviamente con il mercato invernale, il più impattante è stato secondo me Biasci, per come ha trovato subito diciamo la quadra all'interno delle situazioni tattiche e poi dello spogliatoio, sorprendendomi non conoscendolo fino in fondo. Volevo chiedere, mister, se anche secondo lei è stato così, cioè quello che l'ha sorpresa di più è stata Biasci, oppure lo conosceva e quindi non l'ha certamente sorpresa. No, Biasci è stato un acquisto mirato perché mi serviva un giocatore di quelle caratteristiche per lavorare a fianco a una prima punta, perché di prime punte avevamo Gianci, Vasquez, però mancava una punta che potesse un attimino lavorare un po' più da esterno e andare in porta. Cioè, lui ha proprio le caratteristiche giuste per poter diciamo sviluppare un certo tipo di sviluppo di gioco, e soprattutto nelle chiusure essere un giocatore freddo e che vede la porta, e quindi lì la sorpresa non c'è stata. Però è chiaro che poi ci vuole anche un pizzico di fortuna, che il ragazzo si è trovato subito bene ed è riuscito a mettere in campo le sue potenzialità. Voglio dire, secondo me è stato sicuramente un buon acquisto. Grazie. Nicola. Dunque, io volevo fare un passo indietro della domanda che volevo fare. Eravamo nel mercato di gennaio e respirando l'aria della tifoseria si sentiva che non si era molto felici del fatto di non essere alla ricerca di un esterno destro. Mister, me lo dice, dopo aver provato Fazio in quel ruolo, cosa ci ha visto in Bagliese? Quando ha capito che era fortissimo? No, io subito, appena sono arrivato, il primo allenamento ho detto, ma chi è questo? Perché poi non aveva mai giocato, insomma, però il primo allenamento tanto è vero che poi, voglio dire, noi ci avevamo sempre Rolando che era infortunato, che sarebbe rientrato, e abbiamo cercato, diciamo, un esterno destro giovane che potesse diciamo competere con Baie, proprio perché poi se c'erano dei problemi, insomma, ci avevamo altre soluzioni, e si è andato a scegliere, diciamo, Bjarkason, che è un altro ragazzo molto ma molto interessante, molto molto di qualità, diciamo, individuale molto alta, che c'ha gamba, c'ha qualità tecniche di livello alto, però poi c'è stata l'esplosione di Baie, perché comunque Baie nel momento in cui giocava ha dimostrato, insomma, tutte le sue qualità, e di conseguenza poi è stato tutto più facile, insomma, perché confermava di partita in partita tutte le sue qualità.
però che il ragazzo era bravo, insomma, si vedeva subito. Davide. Sì, credo che Nicola intendesse riferirsi al periodo in cui Fazio giocava come quinto di centrocampo a destra, però lei dice che aveva già da subito visto un ragazzo. Lì... Sì, lì c'è ragione, lì il discorso, allora, discorso iniziale, te l'ho detto, era un discorso di studio, di analisi, e mi interessava non perdere punti. Quindi di conseguenza volevo un reparto difensivo più compatto, magari lavorando anche, perché a quell'epoca io volevo giocare di reparto e quindi avevo altre idee, e quindi ho preferito lavorare con una solidità difensiva molto alta, e quindi non ho ragionato sul discorso di mettere un esterno destro di spinta, perché volevo fare i punti, perché mi interessava fare punti, e quindi mi interessava essere molto coperti per poter poi cercare qualche giocata individuale, perché all'inizio sicuramente non c'era un gioco di squadra voglio dire voluto da me, e quindi di conseguenza poi nel momento in cui però è venuto fuori il Baye, insomma, non ci sono mai stati dubbi su di lui. Allora dai, tu hai la tua domanda, giusto? Sì, volevo giusto chiedere una cosa. In effetti sia Van de Put che Baye sono più bravi ad offendere che a difendere. Eventualmente ha preso in considerazione... Come? Ha preso eventualmente in considerazione l'ipotesi di essere costretto a giocare alcune partite un po' più chiuso, e quindi magari un po' snaturare il ruolo che hanno Van de Put e Baye? Ma bisogna avere convinzione, sicure, diciamo, non presunzione, ma convinzione dei propri mezzi. E, noi se lavoriamo, dovremmo lavorare più chiusi, per che cosa? Per difendersi meglio. Ma io parlavo questo all'inizio perché non avevamo ancora i meccanismi difensivi ben rodati. Ma adesso noi la fase difensiva la dobbiamo fare con tutta la squadra, e quindi di conseguenza non è azzardato lavorare con due esterni e, diciamo, con qualità di spinta, perché comunque loro il lavoro lo fanno molto anche in fase difensiva. L'importante però è essere applicati, l'importante è avere una squadra che lavora insieme anche in fase di non possesso. È un lavoro che ci abbiamo, che i ragazzi lo sanno, basta che uno non fa il lavoro che deve fare in fase di non possesso e corriamo dei rischi, come è capitato nelle ultime partite, che si è abbassato l'intensità, si è abbassato la carica nervosa e magari si è concesso un po' di campo, si è concesso occasioni alla squadra avversaria. Però loro sanno che se tutti siamo sul pezzo e tutti ci mettiamo quella carica nervosa, quella rabbia, determinazione nella fase del non possesso, dovremmo rischiare un po'. Chiaro. Ci sente, mister? Sì. Allora, mister, andiamo un attimo a vedere in termini di numeri qual è stato l'andamento del Catanzaro sotto la sua guida. Allora, lei ha sulla panchina del Catanzaro ha disputato 21 partite, 13 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte, 43 punti per una media di 2,05, 37 reti realizzate, 1,76 a partita, 16 subite, 0,76 a partita. Sono numeri che la soddisfano, mister? Ma io penso che questi sono numeri, diciamo, per arrivare primi in campionato. Quindi, sono numeri sicuramente sì. Sono numeri importanti, mister. Andando, ecco, a vedere invece un grafico di quello che è stato l'andamento sempre sotto la sua guida, è stato abbastanza alto, e i 4 punti invece a scendere sono le quattro sconfitte, di cui due consecutive,
La cosa molto particolare è che lei non ha mai pareggiato due partite consecutive alla guida del Catanzaro, mister. Ma il pareggio l'ho imparato a Bari. Il pareggio non serve a niente, perché se pareggi è come se fosse una sconfitta per una squadra che deve stare lì ai vertici. Quindi è chiaro che devi osare, devi cercare di ottenere il risultato massimo a discapito magari. Faccio l'esempio, la partita contro il Monterosi, io non accetto il pareggio dentro casa, io volevo cercare di vincerla quella partita lì, perché proprio il pareggio serve veramente a poco con i tre punti, ma soprattutto in funzione di una squadra che deve vincere. Ho cercato poi di questo era il discorso, il messaggio più importante che la squadra doveva capire e percepire, e loro penso che l'hanno capito. Allora, mister, io vi voglio pronunciare e fare questa premessa. Allora, Davide Greco è il nostro esperto per Catanzaro Sport, ed è quello che adesso stiamo inquadrando per quanto riguarda l'analisi tecnico-tattica che fa puntualmente subito dopo il triplice fischio di chiusura, mentre Nicola Mazzucca ha il compito di stirare le pagelle. Sono pagelle molto seguite, molto particolari. Lei le guarda le pagelle, mister? No, io purtroppo prima ho detto che faccio le viste pre-partita. No, mister, io non lo sento bene. Riuscite a sentire il mister? Mi senti? No. Ora sì. Io non seguo perché mi piace essere libero con la testa e pensare con la mia testa, insomma, quindi è chiaro che poi non c'ho nemmeno troppo tempo, ma però apprezzo molto e diciamo rispetto molto il parere, diciamo, di chi esprime il suo giudizio, e sempre pensando, voglio dire, che si è tifosi e quindi che si fa sempre dei giudizi in funzione del bene della squadra, insomma. Allora, mister, io perché io ho fatto questa premessa? Perché adesso le faccio vedere un servizio che noi abbiamo preparato e confezionato, cioè in sostanza sono tutte le pagelle che Catanzaro Sport le ha dato durante il corso dell'anno, da quando lei è arrivato a Catanzaro all'esordio con il Poggio per concludere al 3-0 di Vibo. Gli dico questo perché se se la deve prendere con qualcuno se la può prendere direttamente con Nicola, che abbiamo. Allora, mister, io mando subito. No, se Nicola, guardiamo, stai tranquillo, Nicola, vuol dire che grazie. Quello che mi hai dato mi sono meritato. Se lo guardi con attenzione, mister, eccolo qua, lo mandiamo in onda. Prevents
just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. Allora, mister. Sì. Allora, mister, secondo le pagelle di Nicola Mazzucca di Catanzaro Sport, lei ha io chiuso non ho visto niente, io non... non le ha viste, dico, mister, io non ho visto niente, ma non l'ha vista di proposito, non si vedeva il video. No, non si vedeva il video, non l'ho visto. Lo possiamo rimandare se vuoi. No, allora, lo rimandiamo, mister, lo rimandiamo. Mi diceva video non sì. Supportato, non riuscivo a vederlo. Aspetti che lo rimandiamo. Voi l'avete visto? Domanda agli altri. Siete riusciti a vederlo? Io sì, sono bloccato una volta, ma sì. Allora, mister... purtroppo mi dispiace, ma non l'ho visto. Allora, ci riproviamo, mister. Facciamo un altro giro, lo rimandiamo. Eccolo qua, mister. Allora, mister, abbiamo sentito, non riesce a vederlo, giusto? Esatto, non lo vedo, no, non lo vedo. Vabbè, no, allora, mister, glielo possiamo riassumere, più o meno, vabbè, sono i voti partita per partita che Nicola Mazzucca di Catanzaro Sport 24 le ha dato durante appunto il corso della stagione. Ci sono stati momenti belli, momenti meno belli, ad esempio... Il voto più alto lei l'ha avuto nella vittoria di Foggia, ha preso un bel 9 in pagella, il voto più basso nella sconfitta di Monterosi. All'inizio è un po' quello che lei aveva detto prima, in sostanza le difficoltà incontrate dal Catanzaro al suo arrivo, al di là delle due vittorie iniziali, poi c'è stato un momento di appannamento che si è protratto fino alla partita con il Palermo. Sì, in linea di massima è così. Ma sono giuste, condivido pienamente. La ringrazio. Allora, intanto ci ha raggiunto Nicola Mazza, che io vado a salutare, nipote del presidente Nicola Ciarapolo. Buonasera, Nicola. Ciao, buonasera, Leonardo, buonasera a tutti. Allora, a te ti mettiamo un attimino in attesa, perché stiamo aspettando di collegarci con il sindaco di Sersale per la bella iniziativa di ieri. Vediamo se riesce a collegarsi, perché... ci aveva detto di avere problemi di connessione dove si trovava. Hai sentito, Nicola? Sì, ci sono, mi senti? Sì, ti sto dicendo che sì. Ci mettiamo un attimo in attesa, aspettiamo che arrivi il sindaco di Sersale, perché aveva problemi di collegamento, problemi di connessione. Va benissimo. Nella zona in cui si ritrovava. Allora, partiamo da Matteo Perritano, che la partita del Catanzaro l'ha viste tutte, e torno a ripetere, l'ha vista del vivo per Elena Sport. Matteo, i voti che ha dato Nicola al mister sono i voti, li trovi giusti? Sì, in linea di massima, poi mettere i voti non è mai semplice, al di là che poi incidono vari fattori. Ripensando, guardando i voti e rivedendo così il film del campionato attraverso il video che avete confezionato, ci sono state delle partite, dei pareggi che potevano essere assolutamente tramutati in vittoria. Quindi giustamente il mister prima diceva, quando gli hai mostrato ciò che ha raccolto fin qui, ha detto una media da primo posto. Pensiamo a quello che è accaduto con la Vibonese in casa,
o come abbiamo giocato, come ha giocato la squadra a Castellammare di Stabia in 10, giocando un calcio nel secondo tempo straordinario. Ecco, forse, mister, questa squadra crea tanto e conclude poco. Ancora, questo può essere il tarlo, tra virgolette, da su cui lavorare in vista appunto di playoff, dove saranno tutte partite ovviamente determinate, quindi ogni occasione può essere preziosa. L'abbiamo visto anche in Manchester City Real Madrid, un City che ha sprecato tantissimo, alla fine è passato Carletto e il suo Real. Ma guarda, allora bisogna dire una cosa: se il Catanzaro da 20 anni, ma guarda, tanti, perché soprattutto la difficoltà di questo campionato, che quando il campionato è difficile da vincere e bisogna partire bene, bisogna avere continuità, bisogna essere squadra dalla prima partita di campionato fino alla fine, non devi avere assolutamente il meno possibile dei cari di attenzione. Allora, noi contro la Vibonese non eravamo ancora squadra, la Vibonese è venuto a Catanzaro, si è chiusa tutta dietro e noi non siamo stati capaci di trovare la stoccata vincente. Per trovare la stoccata vincente devi avere un gioco veloce, devi avere delle idee ben chiare sulla fase di sviluppo, e chiaramente in quel periodo lì ancora non era la squadra, diciamo, giusta per poter fare, anche se poi a livello individuale una partita come quella la devi vincere comunque, perché comunque nel momento in cui sei più forte 3 volte di un'altra squadra tu la dovresti vincere anche in senso individuale. Però le insidie di questo campionato, ecco il discorso della premessa che ho fatto, le insidie di questo campionato sono molto alte, soprattutto nel girone C, perché ci sono squadre che lottano con un'intensità e una carica nervosa molto molto alta, e quindi di conseguenza devi essere ancora più bravo per cercare di vincere queste partite qui. Mister, due partite, allora quella che di più di tutti l'ha entusiasmata e quella invece dove è stato più deluso rispetto alle altre. Guarda, la partita che mi è piaciuta di più è stata quella con il Picerno, perché io mi ricordo che alla conferenza stampa tutti mi hanno detto vabbè, ma abbiamo vinto con il Picerno, però quella è una squadra che giocava a calcio, ed è arrivata ai playoff giocando a calcio, e noi proprio perché l'intensità, l'aggressività, la qualità con cui abbiamo fatto quella partita lì, è sembrato che veramente giocavamo contro una squadra di poco valore. Lì la squadra ha dimostrato veramente di avere grandi capacità tattiche e soprattutto di essere anche una squadra che sapeva dominare l'avversario. Poi è chiaro, ci sono tante altre partite che le abbiamo giocate bene, quella con l'Avellino sicuramente è stata un'altra partita dove l'Avellino sembrava una squadra, insomma, non di quel livello lì, quindi diverso, ma io sono, come ho detto all'inizio, sono contento, insomma, perché comunque la squadra è riuscita a esprimere il calcio che voglio dire. E mister, quella che l'ha deluso più di tutti? La partita di Monopoli, perché, ma non per l'impegno, perché i ragazzi ce l'hanno messa tutta, e forse quello è stato uno dei motivi per cui non siamo riusciti a vincere quella partita, perché eravamo troppo frenetici, troppo frettolosi nelle cose. Cioè, è stata una partita dove abbiamo ragionato poco, dovevamo avere più calma, più tranquillità, visto il gol che avevamo preso, poi gliel'avevamo rifatto anche subito, però gliel'avevamo rifatto d'impulso, e si è pensato che quella partita lì si doveva giocare proprio così, in velocità, in aggressività, mentre invece bastava ragionare un attimino un po' di più. E quindi quella è la partita, diciamo, che mi ha deluso, ma non sotto l'aspetto della prestazione dei giocatori, ma sicuramente per come l'abbiamo sviluppata.
Mister, allora, il Catanzaro si è avuto una caratteristica durante il corso del campionato, infatti diversi web spettatori ce la stanno sottolineando, quella che forse troppe volte si è regalato il primo tempo agli avversari. Lei è d'accordo con questa analisi? Si sente, mister? Allora, vediamo se abbiamo ristabilito il... Mister, ci sente? Sì, adesso sì. Ecco, le stavo dicendo questo, che diversi web spettatori ci hanno segnalato una cosa che, voglio dire, abbiamo sottolineato diverse volte durante l'anno, non so se lei è d'accordo, che in diverse partite, spesso e volentieri, il Catanzaro ha un po' regalato il primo tempo. Non sto ascoltando, purtroppo non vi sento, in questo momento non vi sto sentendo. Mi sente adesso, mister? È un po' metallico, un po' metallico. È un problema della sua connessione, mister, mi sente? Sì, adesso sì, adesso sì. Allora, le stavo dicendo questo, che diversi web spettatori ci hanno segnalato quello che noi avevamo segnalato, e anche altri organi di stampa, che forse in diverse partite il Catanzaro ha un po' concesso un po' troppo agli avversari nel primo tempo. Purtroppo non riesco a capire la domanda, mannaggia. Si sente, mister? Il segnale ce l'ho. Adesso pare di sì, dai. Allora, stavo dicendo questo, che diversi web spettatori ci hanno segnalato quello che un po' tutta la stampa aveva già evidenziato durante il corso dell'anno, che in diverse partite il Catanzaro, specialmente nel primo tempo, ha regalato qualcosa in più agli avversari. Ma è un qualcosa che ci abbiamo lavorato sul problema, perché poi noi analizziamo anche noi la partita. E all'inizio, diciamo, c'è stata questa difficoltà, ci abbiamo lavorato e ci sono state anche delle partenze che abbiamo fatto molto bene, però è chiaro che abbiamo avuto qualche negativo, ma poi è una cosa che è rimasta anche... Per dirti, l'ultima partita con la Vibonese siamo partiti sempre un pochettino blandi. Mi fece proprio la domanda a Vibbo in sala stampa, se riavvolgendo il nastro della partita l'aveva dato fastidio qualcosa di quei 30 minuti. Lei disse: non ne parliamo adesso, ne parlo all'interno degli spogliatoi, godiamoci la vittoria. Ecco, quei 30 minuti le hanno dato fastidio, mister. Bisogna essere sempre molto molto pignoli, bisogna essere molto attenti, bisogna guardare il bicchiere sempre mezzo pieno, però poi le analisi bisogna fare sempre nel modo giusto, perché bisogna essere molto esigenti da noi stessi. E la stessa cosa devono fare i giocatori. Si può dare molto di più, non si è dato, si è vinto, però bisogna rendersi conto che si poteva fare ancora meglio di quello che si è fatto, e quindi l'analisi era quella, diciamo. Ma lei, per esempio, prima ha accennato la partita con l'Avellino, mister. Cioè, qui io ricordo un Catanzaro straordinario, forse esagero, ma secondo me il più bello della stagione in quel secondo tempo con l'Avellino, perché proprio ha aggredito l'Avellino, non gli ha concesso spazio, non gli ha concesso assolutamente nulla, l'ha rinchiuso nella metà campo, sia dopo essere passato in vantaggio e sia... cosa che ha fatto molto piacere, il Catanzaro ha cercato proprio il raddoppio. Sì, l'obiettivo deve essere, allora lì noi abbiamo avuto non solo la partita con l'Avellino, ma abbiamo avuto quel periodo lì dove effettivamente avevamo messo a posto tutti i meccanismi e la squadra riusciva a sviluppare un gioco, diciamo, di livello alto, quindi la potenzialità di questa squadra è quel periodo lì. Adesso mi piacerebbe rivederlo attuato nelle partite di playoff. Perfetto, allora lasciamo un attimo da parte del Catanzaro, ritorniamo a Nicola Mazza. Nicola, credo che ci siano problemi, giusto, per raggiungere il sindaco di Sersale? Sì, ho provato a chiamarlo, è raggiungibile. Infatti, anche noi risulta raggiungibile, ma ce l'aveva preannunciato che probabilmente sarebbe
stato in difficoltà a collegarsi dove si, si trovava. Vabbè, ascolta, possiamo un attimino comunque sia accontentarla con te, quella che è stata la giornata di ieri, si è svolta questa cerimonia che ha fatto piacere a tutti i tifosi del Catanzaro. Il comune di Sersale ha dedicato una via al grande presidentissimo Nicola Ceraulo, colui che ha fatto realmente la storia del Catanzaro. Ecco, qui andiamo a vedere un'immagine appunto della, della celebrazione di questa via. Nicola, è stata veramente una cosa bella. Sì, ieri abbiamo partecipato ad un evento molto, molto bello, secondo me anche nobile da parte della cittadina di Sersale, molto diciamo partecipato a livello emotivo. E che ti devo dire, dopo adesso mio nonno il 20 maggio, sono 34 anni che è morto, ancora oggi c'è chi lo ricorda e chi gli intitola una via, per cui io a nome della famiglia Ceraulo voglio pubblicamente ringraziare il sindaco Salvatore Torchia, persona squisita, che ci ha fatto vivere una bellissima giornata nel ricordo di Nicola Ceraulo. Lo vediamo qui in questa immagine con tua zia Mariella, giusto? Con mia zia Mariella, sì. C'erano anche i nipoti, l'altra sorella di zia Giuliana, insomma, ci siamo trovati molto bene, ci siamo emozionati. Quindi ti ripeto, poi la serata è proseguita a cena insieme, in un ambiente veramente molto familiare. Quindi ringrazio anche la cittadina di Sersale per l'accoglienza. Allora Nicola, per andare a chiudere ti voglio fare una domanda. Tu lo sai, mi conosci da tanti anni, io sono abbastanza critico, parlo senza peli sulla lingua quando si parla di Catanzaro, specialmente quando c'è da ricordare chi ha fatto la storia del Catanzaro. Io penso, e l'ho sottolineato diverse volte tramite la nostra attenzione, che questa città non ha l'attenzione, non dà l'attenzione che merita alla storia del Catanzaro, anche attraverso queste cose che sono veramente cose belle ed importanti. Guarda, io a proposito volevo ringraziarti, perché sembrerà paradossale, ma la tua testata TV web, non so come definirla, è l'unica forse che ha dato spazio a questa notizia, mentre altre testate mi pare che sembra che non sia successo nulla, insomma. Vabbè, noi lo facciamo perché scriviamo dal Catanzaro 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ci sono 15 persone che lavorano per Catanzaro Sport, lo fanno con passione, quindi siamo sempre alla ricerca di notizie anche molto particolari e molto belle. Questa senz'altro lo merita, meritava spazio e meritava la giusta considerazione che si deve dare a notizie del genere, Nicola. Senza dubbio. Infatti il mio era un plauso a te, alla tua redazione, che non è neanche la prima volta che insomma è vicina alle vicende della famiglia Ceraulo, per cui ricordo bene quando hai scritto quel bellissimo articolo sull'esordio allo stadio dei miei figli. Quindi sì, io ti ringrazierò sempre. L'ha scritto Francesco Calvano, che fa parte appunto... Francesco Calvano, sì. Della redazione. Va bene Nicola, se non c'era nient'altro che volevi aggiungere... Io volevo leggere una cosa che ha detto Italo Cucci, il grande Italo Cucci, al primo premio Ceraulo, in riferimento a mio nonno, però se è possibile vorrei leggerlo. Vai Nicola. Allora, il ricordo della gente è il premio più bello che si può avere, lo puoi avere in vita o quando non ci sei più, è una sorta di immortalità, che è la dote più bella dello sport, l'immortalità dei nostri piccoli grandi eroi dello sport. Questo lo vorrei riportare al mister,
al mister Vivarini, perché hanno l'occasione di entrare nella storia di questa gloriosa società. Allora ascoltami, quindi... scusami Nicola, siccome era caduta la connessione col mister, non so se il mister ti ha sentito, lo ha sentito mister? Sì, sì, ho sentito ed è quello che, a cui aspiro, diciamo. E io a nome della famiglia Geravolo le faccio a lei, alla società, al presidente, ai giocatori un grandissimo in bocca al lupo per questi playoff, sperando di essere vincenti, vittoriosi. L'augurio dell'intera città e della nostra famiglia in particolare. La ringrazio, faremo di tutto. Grazie, buonasera. Nicola, grazie per essere stato con noi, un abbraccio a te. Grazie, grazie a te, saluto a tutti, forza Catanzaro. Sempre. Allora, prima di andare a chiudere con l'ultima mezz'ora in cui entreremo nel vivo dei playoff, voglio fare io una domanda a Matteo Pirritano, della stessa in pratica che ho fatto al mister. Matteo, qual è la partita che ti ha entusiasmato di più, che hai commentato, e quella che invece ti ha deluso di più? Ascoltavo ovviamente, ho sentito cosa ha detto il mister, dal punto di vista insomma... per l'attesa che c'era della partita, per la cornice che c'era anche sugli spalti, per comunque la rivalità nella lotta alle prime posizioni, sicuramente la vittoria con l'Avellino è stata una vittoria molto molto pesante, per anche l'atteggiamento che si vedeva in campo da parte dei giocatori dell'Avellino, cioè quasi a volte incapaci di provare a trovare delle soluzioni palla al piede, soffocati dalla voglia di calcio del Catanzaro, che poi ha trovato dei gol straordinari. E credo che ci sono state tantissime partite in cui il Catanzaro ha giocato magari non tutta la partita, ma a tratti un calcio divertente, veloce, creativo, portando a segno in rete, in zona gol, tantissimi calciatori, realizzando dei gol straordinari. La partita forse, ecco, che mi ha un po' più deluso per come poi la squadra l'ha interpretata, è stata la sconfitta con il Monterosi. La sconfitta con Monterosi. Allora, ci sono ancora problemi di collegamento con il mister, ci sente? Sì, 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 vi sento. Noi... Sto cercando di mettere un wifi per ascoltarvi un po' meglio, perché comunque è sempre un po' metallica la cosa, però ho capito... Vabbè, siamo d'accordo, dai, su questo siamo d'accordo. Allora, mister, l'ultima mezz'ora entriamo nei playoff, però prima di entrare nei playoff facciamo un passo indietro a quello che lei ha anticipato prima parlando di tifoseria. Ci riallacciamo subito alla tifoseria con le dichiarazioni che lei ha rilasciato in sala stampa dopo la partita di Vibo. Andiamo a vederle velocemente. Allora, mister, vittoria doveva essere, vittoria è stata, un piacere abbastanza rotondo. Catanzaro conquista il secondo posto, soprattutto quello che fa piacere, che lo fa confidando sulle proprie forze, portando appunto via questa vittoria. Ma riavvolgendo il nastro della partita, tornando ai primi 30 minuti, l'ha infastidito qualcosa? Allora, la prima cosa che devo dire è che oggi lo spettacolo c'è stato sugli spalti, perché veramente mi è piaciuto tantissimo la cornice di pubblico. E questo mi ha fatto capire che Catanzaro proprio c'ha entusiasmo che dobbiamo essere bravi a trasmetterlo alla squadra, e quindi diciamo la partita oggi è stata una partita che dovevamo vincere, perché era troppo troppo importante, l'abbiamo fatto con le nostre forze. E vabbè, la prima mezz'ora sono partite queste di fine anno che chiaramente voglio dire lasciano un attimino il tempo che trovo, però la squadra insomma è sempre stata sicura, tranquilla in campo. È chiaro che la Vibonese ha fatto la sua partita. Allora mister, quello che lei ha detto a Vibo, le dico che personalmente mi ha fatto molto piacere. Perché mi ha fatto molto piacere? Perché finalmente questa società, sia a livello dirigenziale sia a livello tecnico, ha imparato una cosa che in questi anni è mancata dal mio modesto punto di vista, cioè esattamente uscire allo scoperto, dare forza e vigore
a tutta la piazza, perché credo, io non so se magari sbaglierò, mister, che lei possa aver avvertito un po' di pessimismo cronico, perché di playoff a Catanzaro ne siamo indigesti, credo che sorride. No, no, ma non scherziamo. Questa è una forza che io avevo messo in conto a Catanzaro. Bisogna partire adesso duri, cattivi, sia da parte della squadra, ma da parte un po' di tutto l'ambiente, perché poi quello fa la differenza. Bisogna riempire lo stadio, bisogna adesso chiaramente la prima partita è importante superare il turno, quindi partire dal primo secondo della partita fino all'ultimo e dare il massimo di noi, perché è troppo importante superare il primo turno, perché poi gli altri turni deve essere proprio Catanzaro, tutta la città che deve vincere le partite. Quindi di conseguenza è una forza questa, non è una difficoltà della squadra. Bisogna alzare i toni, bisogna avere la convinzione da parte di tutti. Cioè in tutte le situazioni dobbiamo avere la forza di dire ce la facciamo. Quindi questo perché sappiamo che è un'impresa, io l'ho detto anche alla squadra, adesso si tratta di fare un'impresa. Un'impresa lo dimostra il fatto che 20 anni che non si va in B, ci sono tutti i presupposti per poter far bene e quindi di conseguenza ci dobbiamo aiutare l'un con l'altro. Mister, allora, a farle da sponda c'è Massimo Palanca, che alla Gazzetta dello Sport, guardi che cosa ha dichiarato proprio nella giornata di ieri, io lo faccio leggere. Massimo Palanca: i tifosi possono e devono essere all'armi in più, serve uno stadio pieno che faccia paura. In sostanza, Massimo, perfetto, di sentire oggi, ha detto: guarda, il mister, quello che ha detto al Bibbo è Vangelo e lo dovete supportare. Infatti, ma è così. Da grande marchigiano si sbaglia mai. No, perché noi abbiamo un vizio. Però sta a noi, Leonardo, sta a noi alla squadra adesso accendere queste situazioni qui. Io sono straconvinto che se arriva in finale, veramente lì l'entusiasmo e la finale la vince sicuramente il pubblico di Catanzaro, però ci dobbiamo arrivare. Dobbiamo essere noi a far sì che questo accada. È chiaro che molto dipende dal primo turno, perché se passi il primo turno poi secondo me lo stadio si riempie, quindi di conseguenza adesso dobbiamo prepararci bene come stiamo facendo in questi giorni per essere veramente pronti per fare, anche perché poi i playoff sono molto belli, molto molto belli, è chiaro, quando lo vinci è ancora più bello. Io sono arrivato in finale col Bari e ci sono rimasto veramente male quando l'ho perso la finale, però ripeto, in quel periodo là non c'erano la possibilità dei tifosi, perché sennò altrimenti si andava sicuramente in modo diverso. Quindi dai, prepariamoci bene, dai. Mister, un'altra cosa bella, e noi l'abbiamo avuto ospite la settimana scorsa, uno dei fratelli noto, Desiderio Noto, che è un po' come lei, ha tirato fuori il carattere, è uscito fuori, l'ho scoperto, questi playoff li dobbiamo vincere perché ce li meritiamo, abbiamo fatto tanti sacrifici sia in termini economici sia a livello tecnico. Ecco, allora allacciandomi a quello che ha detto Desiderio Noto, che ha caricato l'ambiente come giustamente ha fatto lei ha trovato nella società sponda per poter lavorare bene in questa preparazione dei playoff? Non so se ho capito bene, perché sempre faccio fatica ad ascoltare. Allora, non ho capito la domanda. Le stavo chiedendo che noi la settimana scorsa abbiamo avuto ospite Desiderio Noto, che come lei ha caricato l'ambiente, si è detto ottimista. Volevo chiederle questo, se comunque sia trovato sponda nella società, nella preparazione di quelli che sono questi playoff, sotto ogni punto di vista. Ma guarda, io sotto l'aspetto proprio societario ho trovato una squadra all'altezza di quello che si sta facendo e di più,
perché comunque veramente hanno veramente voglia di fare le cose fatte bene. La professionalità è tanta. Io, diciamo, ho voluto un pochettino isolare la squadra, ma non isolarla dal pubblico, ma isolarla perché bisogna cercare di dare il massimo, il meglio di noi, quindi bisogna ritrovare un attimino gli equilibri dentro lo spogliatoio, bisogna curare l'alimentazione, bisogna essere bravi nel cercare di arrivare per dare il massimo in queste partite qui. La società chiaramente ha avallato, diciamo, questa scelta, ma come tante altre, insomma, anche il mercato di gennaio ha fatto dei sacrifici, diciamo, all'altezza della situazione. Questo ci ha permesso di dire in questo momento qua di essere alla pari, se non anche superiore alle altre, insomma. Quindi questo è sicuramente merito di questa società. È una società che ha fatto notevoli passi in avanti negli ultimi 2 anni, quindi c'è proprio la volontà di voler salire di categoria, anche perché, come ha detto Desiderio Noto, ma questo non lo capiscono soltanto gli stolti, la Serie C alla fine è un campionato a perdere. Sì, ma d'altronde il calcio, allora, io devo dire che lo notavo l'altro giorno, che da quello che ho visto sono 3 anni che comunque il Catanzaro fa i playoff, e con la gestione Noto arrivare gli ultimi 2 anni secondi non è manco nemmeno questo facile, proprio per le difficoltà che abbiamo detto prima del campionato. Quindi è chiaro che la società vuole migliorarsi di anno in anno e chiaramente vuole il risultato finale, e sono sicuro che se si riesce ad ottenere un risultato che tutti quanti ci auspichiamo, anzi andrà a migliorare ancora di più l'organizzazione, ancora di più, insomma, gli orizzonti sarebbero sicuramente molto rosei, perché comunque è una società molto solida, una società veramente che ha lungimiranza. Però ecco, adesso abbiamo questo scoglio qui che dobbiamo essere bravi a superare. Allora, perfetto, ultimi 20 minuti, andiamo a vederli più da vicino questi playoff. Allora, dico intanto sia a Matteo, a Davide, a Nicola di prepararsi una domanda per il Miss. Allora, eccoli qua, questi benedetti playoff. Il Catanzaro farà l'esordio giorno 17 e lo farà nel secondo turno nazionale. La prima gara la giocherà fuori, perché il Catanzaro insieme a Reggiana e Padova entra come testa di serie. Allora, questi sono invece le partite che si giocheranno domani e poi giorno 12. Quelli che vedete qui in sovrappressione è già la gara di ritorno, l'abbiamo messa così per facilitare, che la squadra che gioca in casa è testa di serie. Allora, mister, guardiamo cosa succede se sappiamo già che Catanzaro non affronterà la Reggiana e il Padova, perché sono testa di serie, così come se dovesse passare il turno non affronterà il Palermo. Lei ha preferenze, mister? Ma guarda, io vorrei una squadra che gioca a calcio, perché noi lì ci troviamo un po' meglio, con le squadre invece che fanno dell'aggressività, che fanno del gioco sporco, qualche difficoltà ce l'abbiamo. Però chiaramente a questi livelli qui le squadre sono complete, sono tutte squadre abbastanza forti, insomma. Dirne una, insomma, sarebbe troppo limitativo. Anche se comunque, mister, togliersi, cioè non avere il problema di Reggiana, Padova, Palermo, come probabilmente anche per Alpi Salò, comunque sia, vuol dire tanto nel primo turno, cioè, all'ingresso del Catanzaro nei playoff, non doverli affrontare subito. Non ho capito. Allora, mister, quello che lei vede è il ranking delle varie squadre. Se passano il turno Palermo e farà Alpi Salò, diventano il Palermo diventa testa di serie. Se non ce lo dovesse fare il Palermo, diventa la Feralpi e Salò testa di serie, insieme a Reggiana e Padova. Noi comunque le andiamo a evitare nel primo turno, è qualcosa già comunque sia di importante. Sì, ma è chiaro, sì,
Io penso che anche l'Entella e Pescara sono delle squadre, diciamo, di livello alto, hanno dei grandi giocatori. Pescara forse gioca un po' sotto ritmo, però è riuscito a passare i turni con difficoltà, però sta crescendo di partita in partita. E Cesena è un'altra buona squadra, la Triestina bisogna vedere, insomma, adesso come va col turno che c'è adesso, ma sono tutte buone squadre. È chiaro che adesso si analizzano piano piano, si studiano, e poi per noi l'una vale l'altra, insomma. Perfetto, allora iniziamo col giro di domande, vi prego di essere abbastanza sintetici perché stiamo andando in chiusura. Mattia, una domanda preparata pure tu, perché mi sembra giusto che stai lì, fai il lavoro sporco, una domanda te la concediamo anche a te per il mister. Allora, partiamo da Matteo. Matteo. Mister, una curiosità, insomma, ragionando su quella che è comunque per questa stagione, cioè per questi playoff, Catanzaro è una delle squadre in assoluto più forti. E quindi la parola convinzione è quella che mi è piaciuta di più e che tutti devono avere. Ipotizzando la promozione in Serie B, dei giocatori di questa squadra, su questa rosa, secondo lei quanti sono già pronti o quanti numericamente bisognerebbe andare a, diciamo così, non a rimpiazzare, ma andare ad inserire nel gruppo? Quanti giocatori? Beh, ce ne sono tanti, perché comunque, a parte che la maggior parte che qualcuno lo hanno già fatto, è chiaro che poi bisogna completarlo e rifinirlo a seconda del progetto tattico che si vuole fare, insomma, perché se si vuole continuare a lavorare con la linea a 3 è un conto, se si vuole passare a 4 sono altri, però in funzione del progetto tattico, insomma, però io parlerei che la base per una Serie B, diciamo, di buon livello, la squadra già ce l'ha. Nicola. Mister, presumo che nello spogliatoio e quindi per la formazione ci siano delle, chiamiamole, gerarchie di scelta. Chi non è ai primi posti di queste gerarchie? L'ha accettato di essere, tra virgolette, riserva? Non sento. Mister? Leo, la vuoi ripetere tu? Che forse... No, di gerarchie. Ripeti la domanda. Dicevo, immagino che nello spogliatoio esistano, e quindi nella formazione che scende in campo dal primo minuto, esistano delle gerarchie in difesa, centrocampo, in attacco, in porta. Chi non è ai primi posti di queste gerarchie ha accettato questo ruolo, tra virgolette, di riserva? Ma allora, questa è una squadra comunque formata da tutti i grandi giocatori, insomma. Sì, infatti, virgolette. Gerarchie, io ho cercato, se andiamo a vedere, hanno ruotato un pochettino quasi tutti. A parte, mi dispiace per Tendardini, che è un ragazzo che ha giocato, forse quello che ha giocato di meno con me, ha fatto qualche presenza, a parte l'infortunio che ha avuto. E il resto, bene o male, un po' di presenze le hanno fatte tutte. È chiaro che in questo momento dobbiamo calcolare che l'obiettivo di ognuno di loro singolarmente deve essere l'obiettivo nostro, cioè vale a dire un obiettivo di squadra, ma deve essere un obiettivo di città, un obiettivo di società, insomma un obiettivo che tutti quanti sappiamo quello che è. Bisogna mettere da parte qualsiasi interesse personale per arrivare poi ad ottenere quell'obiettivo, che in senso poi anche personale ognuno di loro vengono rivalutati. Penso che questo è un discorso che sia abbastanza chiaro, che bisogna ripetere sempre, e con questo è chiaro che si accetta per qualsiasi gerarchia. Perfetto, grazie. In questo momento poi bisogna dire anche un altro aspetto. Bisogna dire che in questo momento devi mettere anche in campo quelli che hanno la migliore forma, perché chiaramente ci sta chi magari si trova in una condizione sbagliante, qualcuno che magari ha perso qualche punto di gerarchia, insomma, però è importante che tutti quanti accettano e giochino per l'obiettivo comune a tutti. Davide.
Sì, mister, io volevo fare una considerazione con lei. Da qualche anno a questa parte le squadre che arrivano ai playoff giocano soprattutto di rimessa, quindi un po' chiusi con delle ripartenze veloci, il che vuol dire esporre i nostri tre difensori a dei potenziali pericolosi uno contro uno, e noi sappiamo che i nostri difensori sono più bravi sul gioco aereo, sul contrasto fisico, un po' meno sulla velocità. E sappiamo anche quanto poi siano pesanti i cartellini. Lei ha valutato questo aspetto, ha parlato con i giocatori, ha curato le coperture preventive? Allora, penso di aver capito la domanda. È chiaro che ci abbiamo, sì, che ci abbiamo gli accorgimenti, perché sappiamo che dobbiamo essere molto molto attenti alle ripartenze avversarie. Io penso che, voglio dire, tutto il lavoro che si sta facendo adesso è quello di rispolverare tutte le attenzioni da mettere su queste partite. E però io penso sempre il discorso quello di imporre proprio la nostra forza in tutti gli aspetti, perché noi siamo bravi anche noi a giocare di ripartenza, siamo bravi a giocare diciamo in modo più ragionato, in queste partite qui poi bisogna calcolare quali sono le migliori soluzioni per cercare di ottenere il risultato. Oggi ho detto per esempio che si sta valutando anche una contrapposizione dei moduli, proprio perché si deve lasciare il meno possibile le cose al caso, e quindi bisogna razionalizzare il più possibile le cose che accadono in campo. E penso che la domanda sia, ho risposto insomma alla domanda che mi hai fatto. Mattia, vai. Sì, quando parla di contrapposizione dei moduli, lei dice, si riferisce al valutare il discorso di mettersi a specchio? No, chiaramente ogni modulo ha delle uscite in fase di gioco, in fase di costruzione, in fase di sviluppo, e chiaramente noi ci dobbiamo contrapporre con il nostro modulo sulle loro giocate, quindi di conseguenza si va ad analizzare come una squadra con un modulo viene fuori dalle pressioni, e noi dobbiamo fare di tutto per non farlo uscire dalle loro, non farli giocare. Quindi di conseguenza, a seconda del modulo che troviamo, dobbiamo fare dei movimenti e delle posizioni diverse. Allora, Mattia. Allora, al mister volevo chiedere se ha mai pensato di avanzare Cinelli sulla tre quarti. Grande Mattia. No, Cinelli la tre quarti, Cinelli ha le sue caratteristiche, e la tre quarti poi, cioè, noi lavoriamo con, diciamo, una mezzala che alza, però deve avere più qualità di inserimento, più gamba, più tecnica, più lavoro nello spazio stretto, tipo Sunas, tipo Bombaci, tipo Carlini, che sono più bravi in questo tipo di lavoro. Mentre invece Cinelli è un po' più compassato, un po' più lento, un po' più ragionatore, un po' più portato alla costruzione del gioco, e quindi è più giusto che gioca un po' più dietro. Allora, mister, gli ultimi 5 minuti, io non so se lei lo sa, ma lei è stato sempre un allenatore molto apprezzato, un allenatore molto gradito alla piazza di Catanzaro. Già da un paio d'anni tutti si auguravano che lei potesse arrivare sulla panchina del Catanzaro. Lei crede di sentire questo affetto della città nei suoi confronti? No, io sento, voglio dire, la responsabilità, perché comunque il ruolo dell'allenatore è un ruolo complicato, perché comunque, diciamo, deve gestire tanti campi, tanti aspetti, l'aspetto, diciamo, ecco, quello che stiamo facendo stasera della comunicazione, poi c'è da curare l'aspetto psicologico di una squadra, l'aspetto atletico, l'aspetto tattico,
è un lavoro molto molto complesso. Io mi ci dedico tantissimo per cercare proprio di, come ho detto prima, di non lasciare niente a caso. Quindi di conseguenza mi sento la responsabilità di avere poi una città importante come Catanzaro alle spalle, che magari, ecco, dopo, ambisce, come giusto sia, a un obiettivo alto. E quindi da parte mia bisogna che do tutto il massimo per cercare di essere il più pronto possibile per questi appuntamenti che ci aspettano. Allora, mister, lei diceva che quello dell'allenatore è un ruolo difficile, anche gestire la comunicazione, però le devo riconoscere e forse da un certo punto di vista le dirò che forse mi sorprende pure un po', che lei la gestisce bene. È la cosa che più di tutti, come posso dire, mi fa piacere, è che lei già dopo la gara di Viterbo non si è nascosto, andiamo avanti, andiamo con carica, lo sta facendo anche stasera. E voglio dire, anche questa è una grossa responsabilità. No, non ho capito, dopo la gara di? Allora, dopo la gara di Vibbo, lei non si è nascosto, ha detto pensiamo ai playoff perché ci dobbiamo andare con la convinzione di vincerla. Cioè, la stessa convinzione lei l'ha ribadita questa sera. Lei non si sta nascondendo, ma lei si sta prendendo una grossa responsabilità. Questo le dà onore e merito. No, questo è un discorso molto, deve essere molto chiaro. Deve essere chiaro a me, ma soprattutto deve essere chiaro ai giocatori, deve essere chiaro all'ambiente. E se parti senza convinzione, che andiamo a fare? Noi ci dobbiamo credere alla morte. Cioè, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, anche perché, ripeto, io sono straconvinto che, voglio dire, non abbiamo niente da invidiare al Padova, che noi per esempio l'abbiamo affrontato in un periodo che ancora non eravamo squadra, ma però anche in quella partita lì loro sì hanno fatto un gol con un errore clamoroso nostro, ma poi però la partita l'avevamo dominata anche noi. Ma quindi a livello individuale abbiamo retto bene il confronto con il Padova, quindi molta fiducia e convinzione, perché bisogna giocarli veramente alla grande questi playoff. Io mi preoccupo molto della prima partita, ma se rompiamo il ghiaccio nel modo giusto, secondo me non ci ferma nessuno. Allora, c'era qualcuno che voleva rivolgere un'ultima domanda al mister? Io volevo rivolgerla a Matteo, se posso. Vai. Io volevo chiedere, Matteo Pirritano, che ci fa in C? E ovviamente mi riferisco a quella famosa frase che hai usato per il gol di Van de Put. Io ora mi chiedo, Matteo, i tifosi si sono abituati alla tua voce, almeno quelli che seguono i sport come me. Ma se Catanzaro andasse in B, a te non ti possiamo perdere. Che fine farai? Ci sarai bella domanda. Questa è una bella domanda. Ma intanto ti ringrazio. Devo dire che questi due anni di opportunità che ho avuto nel raccontare il Catanzaro sono stati due anni molto diversi, molto, molto particolari, perché quest'anno si è tornati in presenza, si è tornati con gli spettatori presenti nello stadio, quindi anche emotivamente era diverso. Io intanto mi auguro che il Catanzaro vada in B, poi di quello che accadrà a Pirritano credo che in questo momento interessi un po' meno, nel senso che è importante che ci vada la squadra, è una società, è una piazza che società e squadra e allenatore, lo abbiamo sentito dalle parole del mister, sono pronti. Deve esserlo anche la piazza, dobbiamo esserlo anche noi, perché quando il mister parla di convinzione non dobbiamo andare a guardare ma il Padova, ma la Reggiana, no, guardiamo al Catanzaro, guardiamo alla forza di questa società, alla forza di questa rosa che arriva come non mai, secondo me, a livello di forza, di possibilità ai playoff. Non c'è mai stata una squadra così forte, almeno che io ricordi. Poi tu, Leonardo, Davide, voi avete, Nicola, molto più memoria di me da questo punto di vista, però questa è una grande squadra, ha tutto per arrivare fino in fondo. Bisogna solo guardare in casa nostra, farli lavorare bene, lasciarli lavorare e poi accompagnarli lungo questo percorso. Io nel mio piccolo lo farò giorno 21, quando la squadra giocherà in casa, quindi
siamo carichi, siamo pronti, mister, e dobbiamo tutti andare nella stessa direzione. Poi quello che accadrà dopo, caro Davide, lo scopriremo, ovviamente, vedremo a livello personale. Allora, un'ultima domanda al mister, se posso? Vai. Ovviamente le partite, che speriamo siano 6, potrebbero essere in orari diversi. Ha preferenze sui pomeriggio o le notturne? È lo stesso? C'è qualche differenza? Ma guarda, io confido molto sull'aspetto atletico della squadra nostra. È chiaro che l'incognita più grande è sicuramente anche il caldo, perché si va verso il caldo. Noi adesso, per esempio, qua abbiamo la pioggia, mi aspettavo un po' più di caldo. C'è anche qui a Catanzaro, mister, se la può consolare. Piove anche qui. Chiaramente col caldo passano i ritmi, però noi dobbiamo essere sempre magari superiori sotto questo aspetto qua all'avversario, al di là degli orari. E al di là del caldo, del freddo, qualsiasi cosa troviamo, dobbiamo. Ok, allora siamo ai saluti finali. Ringrazio Mattia, ringrazio Davide, ringrazio Nicola, ringrazio a Matteo Piritano. Matteo, grazie mille per aver accettato il nostro invito, sei stato davvero gentilissimo. E ti chiudo con una battuta: noi negli ultimi 2 anni siamo cresciuti tantissimo come redazione. Stiamo portando avanti un progetto che magari in caso di Serie B potrebbe anche realizzarsi, magari te ne vieni con noi a fare le telecronache. perché no, intanto ti ringrazio dell'invito, è stato un piacere stare questa serata insieme, ascoltare il mister, è una persona veramente squisita, un piacere ascoltarlo. Grazie a te Leonardo, a Nicola, a Davide, che saluto con affetto, e a Mattia, il grande Mattia, come ha detto il mister. L'illustrissimo Mattia. Grazie. Mister, l'ultimo saluto per lei, davvero un ringraziamento di cuore, perché sappiamo che non era facile fare questo collegamento stasera, lei ha i suoi impegni, però ci è voluto essere, e noi di questo veramente gli diamo onore e merito, e soprattutto le stiamo riconoscendo questa caparbietà che ha di crederci nel successo finale. Adesso sai, si è anche un pochettino ancora tranquilli, perché la tensione già comincia a salire, però era importante prima di tutto salutare tutta Catanzaro, coinvolgere diciamo tutti i tifosi del Catanzaro in quello che magari dobbiamo fare. E poi mi ha fatto enormemente piacere stare con voi, perché meno male, quando c'è armonia, quando ci sta la voglia e l'amore per questa squadra, insomma, con me si trova sempre terreno fertile. E vi ringrazio e un saluto a tutti. Grazie a lei, mister. Allora, io soltanto per chiudere voglio ricordare questo, che noi da lunedì a giovedì prossimo partiamo con Corner con 4 puntate speciali dedicati ai candidati a sindaco di Catanzaro, che sono ben 6, le avremo tutte 6, con loro andremo ad affrontare l'argomento qual è il futuro per lo stadio Ceravo. Poi ci ritroveremo a parlare di Catanzaro e di playoff o venerdì prossimo o sabato, bisogna vedere come fa la scaletta, quindi dico a Mattia e agli altri di prepararsi agli straordinari, perché ce ne sarà bisogno. Grazie a tutti per l'ascolto, come sempre forza Catanzaro, arrivederci alla prossima settimana. Ciao.